sì, effettivamente le due occasioni del primo tempo gridano ancora vendetta, sono stati, forse è stato un errore più il secondo, perché il primo, nella prima occasione il portiere ha fatto la parata, adesso non l'ho rivista, quindi non, probabilmente potevo fare meglio, ma quando non fai gol puoi sempre fare meglio. Dispiace, ma fortunatamente nel secondo tempo siamo riusciti ad andare di nuovo in vantaggio e a portare a casa questi tre punti che per noi erano fondamentali. Sì, diciamo che probabilmente era il più difficile, ma probabilmente, cioè, beh, sono contento sicuramente di aver fatto questo gol, perché ho creduto su un tiro di un compagno che non aveva tirato probabilmente bene, e io sono andato sull'intenzione, la palla è arrivata e io sono riuscito a concretizzare. Glielo dovevo a Tremolada, perché il primo tempo mi aveva messo lui tutti e due i due pomi di testa, il secondo era sicuramente un grande assist che io ho sprecato, e se saremmo andati sul 2-0 sarebbe stato poi un peccato non vincere questa partita, ma l'importante, insomma, è che alla fine siamo arrivati i tre punti e siamo tutti contenti. Sicuramente quest'anno sto giocando un po' più avanzato come ruolo, ma un ruolo che dove mi trovo bene, riesco a interpretarlo a seconda di come me lo chiede il mister. È normale che giocando da prima punta magari si riescono a giocare meno palloni, sicuramente meno di un centrocampista o di un trequartista, però vedo che, insomma, durante questi primi mesi le occasioni per fare gol in una maniera o nell'altra sono sempre riuscito ad averle, poi a volte per demerito mio, a volte per bravura degli avversari non sempre sono riuscito a concretizzarle, ma l'importante, insomma, è riuscire a creare delle occasioni in ogni partita.